Oh, ragazzi, bentornati finalmente con i Football 2023. Siamo tornati. È uscita la promo, il nuovo evento, il Football Festival. È ovviamente un evento dedicato ai mondiali. Ci stiamo avvicinando sempre di più. E sono uscite anche svariate cosine in più. Vi ricordate quando in un video me ne ero uscito dicendo, ad esempio, questa frase: "A Konami, ma dove sta il Match Pass, il Season Pass?" Insomma, quella robina lì, ma dov'è? Dov'è? Se l'è dimenticata Konami. E come al solito era venuto qualcuno a dire: "Ma no, ti stai sbagliando. Guarda che Konami adesso non lo fa più uscire, ha fatto uscire gli obiettivi." Ma signorino, ma tu mi vuoi spiegare le cose a me? Ma mi scusi, ma mi scusi. Si vergogni, si vergogni. Maleducato, egoista, ignorante. Allora, è uscito finalmente il Match Pass, l'avevano detto, poi sono scomparsi, non hanno più detto nulla sul Match Pass e oggi è arrivato, per fortuna, per fortuna. Ci sono diversi, allora, ci sono tre tipi diversi di Match Pass: uno è gratis, un altro è intermedio e l'altro è premium. Quello intermedio costa un pochettino, ragazzi, adesso lo vediamo al volo e mi raccomando, rimanete qua perché andiamo a fare anche uno spacchetto. Piccolo spacchettamento, ok? Un piccolo spacchettamento. Eccolo qua, pass partita, vediamo. Gioca partita e ottieni premi. Questo è quello normale, ragazzi. Questo è quello normale. E ci danno anche Valencia, Belandà, Borini o Miguel Crespo. Ovviamente dobbiamo scegliere qualcuno di questi, anche Rodriguez. Questo è gratis, ragazzi. Poi abbiamo l'extra che ci dà Valencia, Belandà, Ah no, ci dà gli stessi, ok. Quindi quello normale comprende anche quelli degli extra. Quindi il pass partita contiene anche tutti, dico tutti, gli elementi del match pass normale. E stessa cosa il premium, che comprende anche quelli degli extra. Poi, invece, comprando l'extra, abbiamo da subito Gareth Bale, guardate che bella carta comunque, e anche Dusan Tadic con il premium. Ora, io non sono sicuro, ma secondo me, andando a comprare il premium, voi non sbloccherete anche Gareth Bale. Correggetemi se sbaglio, ragazzi, mi raccomando, ammetto che su questa cosa sono io l'ignorante. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere. Sono molto curioso di questa cosa perché non ho avuto tempo di approfondire il match pass, però fatemi sapere. Un'altra cosa che non ho capito, ragazzi, è se, allora, io magari, che ne so, compro l'extra. Ci sono 200 monete, ok? A disposizione, oltre a tutti i vari punti esperienza. 200 monete che possiamo guadagnare da questo extra. L'extra costa 250, quindi non avresti possibilità di ricomprartelo, ok? È impossibile. Invece il premium, a quanto ho capito, ne ha 300 e il premium costa 500, quindi avresti addirittura un negativo di 200 monete. Quindi Konami, come al solito, non ha deciso di adottare uno stile di free-to-play simile a tutti gli altri che funzionano bene, ad esempio Fortnite. Fortnite, se andate a comprare il Season Pass, ragazzi, e giocate e fate tutti gli obiettivi, potete ricomprarvelo gratis senza spendere nulla. Insomma, mi riferisco al Season Pass successivo. Quindi Konami ha deciso di non optare questa strada. Sono, non lo so, un po' mi lascia interdetto, un po' interdetto. Inoltre hanno messo le missioni debutto che danno anche delle robine molto interessanti, ragazzi. Danno un po' di ticket garantiti, ovviamente di accordi al buio, anche a 5 stelle. E in più, completando questi qua, che sono le missioni di debutto 1, si sbloccano le missioni di debutto 2, che sicuramente avranno dei premi migliori. Quindi, anche per chi non vuole spendere, queste robe sono molto interessanti. Quindi, su questo punto di vista, è molto, molto buono. Ok? Molto, molto buono. Sono contento delle missioni di debutto. Poi, passiamo invece ai giocatori speciali che hanno messo, perché a parte che sono tantissimi, ma hanno messo anche dei pack molto interessanti, molto romantici, molto belli, seppur costosissimi. Partiamo con questo qua del Brasile, che si riferisce ovviamente al Brasile dei mondiali, ragazzi. Al Brasile dei mondiali di quest'anno, ma c'è una sorpresa perché c'è Neymar del 2014, ragazzi. Guardate il modello, rifatto da capo ovviamente per l'occasione.
Veramente romanticissimo questo modello di Neymar, questa carta è bellissima. Complimenti anche al graphic designer di Konami di Football 2023, perché si è comportato bene, devo dire, con le carte si è sempre comportato bene. E poi abbiamo Messi, se non sbaglio, anche lui, se non sbaglio, del 2014, non vorrei dire una cavolata, sì. Eccolo qua, 26 giugno 2014, guardate che bello. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, senza barba, con i capelli vecchi. Bello, 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 bello. Oh, abbiamo anche Paolino. Grande Paolino, grande Paolino. Ok, e poi ci sono usciti. Guardate quanti pack, ragazzi. Guardate quanti pack. Anche quello della Francia è uscito. Che se non sbaglio possiamo andare a prendere. Ora vediamo. Perché ne apri. No, questi no, questi no. Ok. E andiamo a vedere anche lista giocatori speciali. Perché ci sono. Spagna 2010, dei mondiali del 2010, e ce l'apriamo subito, ragazzi. Io spero di trovare Fernando Torres. Ti prego, dammi Fernandinho. Gioco. La prego, gioco. Non mi faccia scherzi, mi dia Fernandinho. Me lo dia. No, è vero. Mi sono scordato. È così tanto che non giocavo ai football. Che mi sono dimenticato che c'erano i pull e quindi non era garantito. Ovviamente, ovviamente. E abbiamo trovato Rossi, il grande Rossi. Ok, direi che ci è andata male. Cosa possiamo provare però? Possiamo provare questo della Francia. È un team selection, quindi per forza possiamo trovare roba interessante. Oh, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Dai, speriamo Mbappé. Lo voglio provare, lo voglio provare. Dal mio account lo voglio provare, non dall'account degli altri. Attenzione! Kylian! Ci dia Kylian! Mi scusi! È Kylian! È Kylian, dai! Sono sicuro, me lo sento! 5 stelle, vabbè, ovviamente. È Kylian! Col cazzarola, ma che. Pavard mi ha dato il più scarso! Come te sbagli, come te sbagli, ma mi scusi! E vabbè, ci accontentiamo di Pavard. Mamma mia! E quindi, insomma, ragazzi, le novità sono parecchie. Madonna, quante veramente hanno messo tantissime carte, eh? Tantissime. E ci sono anche delle monete in regalo. In più ci sono state delle modifiche al gameplay, però non mi va ancora di entrare nel dettaglio perché devo provarlo bene il gameplay, ragazzi. Quindi ne parleremo casomai più avanti. Poi ci sono questi ticket standard garantiti. Se non sbaglio ne ho qualcuno, eccoli qua. Sono da 4 stelle. Vediamo cosa ci possiamo fare. Usiamo il ticket. Lo proviamo live. Vediamo. Quindi dovrebbe uscirmi un giocatore 4 stelle. A cavolo, se non sbaglio. Se non sbaglio. Premier League. 4 stelle, infatti. E ci esce, attenzione, il grande Julian Alvarez. Punta argentina. Giovanissimo. Tra l'altro molto interessante lui. Molto interessante. Ok. Ok. Quindi funzionano così, ragazzi. Anche questo niente male per provare dei giocatori nuovi e magari potrebbe essere molto, molto interessante. E quante volte ho detto interessante non lo so. Quindi, ragazzi, queste erano le novità. Fatemi sapere cosa ne pensate voi del Match Pass, insomma, di tutte le novità. Fatemi sapere cosa ne pensate, voglio sentire la vostra. Io vi mando un abbraccione, ragazzi, e vi ricordo che c'è il canale Telegram nel link in descrizione di questo video. Potete entrare tutti, siamo ormai più di 1500, quindi veramente grazie, grazie di cuore. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.